Dottor Roberto Petrucci, direttore del Centro Omeopatico di Milano, in attività da 22 anni, ci lancia questa riflessione che io volevo rilanciare, per approfondirla. Tutto ciò che c'è di buono in medicina, prendiamolo, che è un bel principio di collaborazione, sinergia, rispetto reciproco della, insomma, medicina che si prende cura del paziente a tutto tondo. Assolutamente, la medicina ha fatto tanti passi avanti in questi ultimi 50 anni. Io dico sempre se un medico morto 100 anni fa, no, risuscitasse, troverebbe delle cose incredibili e non crederebbe sicuramente ai suoi occhi. Per cui tutte queste cose, perché buttarle via? Tutta la diagnostica, tutta la chirurgia che ha fatto dei passi avanti enormi, assolutamente teniamola. Ma come teniamo anche il resto quando funziona bene? E cerchiamo di integrarlo, per cui noi facciamo fondamentalmente i medici, il nostro obiettivo è quello di curare i pazienti. Naturalmente abbiamo una visione un pochettino diversa rispetto al medico tradizionale, che ha più la tendenza a occuparsi della singola malattia, e una volta che si è occupato di quella malattia e ha risolto o comunque tamponato un po' quella malattia, è più o meno soddisfatto. Noi come omeopati unicisti abbiamo un obiettivo che è un pochettino più alto, che è quello di ristabilire uno stato di salute globale, perché io penso al paziente sempre non come un insieme di organi che devono essere curati, ma come ad un sistema che deve essere in qualche modo riequilibrato. Ed è anche la cosa che, da un certo punto di vista, i pazienti fanno un po' più fatica a digerire, no? Perché com'è possibile che in medicina servano tanti farmaci diversi per poter curare tante malattie diverse e invece un omeopata con un solo rimedio è in grado di ristabilire un equilibrio e quindi di dare un miglioramento su sintomi che sono molto diversi tra di loro. Però poi dopo, quando i pazienti capiscono e soprattutto quando vedono che un solo rimedio può dare un vantaggio così a 360 gradi, sono naturalmente contenti. In certe situazioni, perché l'omeopatia ha i limiti di tutte le medicine, e in certe situazioni magari la medicina tradizionale può essere più attiva, e quindi non escludiamo che possa essere utilizzata anche la medicina tradizionale. Sicuramente l'omeopatia funziona bene nelle malattie croniche, sempre che si riesca a trovare il rimedio adatto per il paziente, quello è il problema principale. Ma se noi riusciamo a integrare, no, i due saperi, la medicina tradizionale con l'omeopatia o con altre, diciamo, medicine non convenzionali, penso che possiamo dare il massimo della soddisfazione al paziente.